Due ingredienti per fare la pasta fatta come si deve, due ne servono, non di più. Dopo facciamo anche un bel sughetto sfizioso con le verdure che ci saltiamo dentro la pasta. E non usiamo mattarelli, macchinette, niente, solo mani nude. Mezzo chilo di farina di grano duro, ovvero farina di semola. Attenzione, va bene anche la semola rimacinata se volete, però se usate la farina di grano duro classica vi verrà una pasta più al dente, più buona, più saporita, più fighissima. La farina di grano duro, che viene chiamata anche semola o farina di semola, è la farina che si estrae dal grano duro. Ecco, quella per la pasta, la farina normale che si trova sul mercato, è così, questa si chiama anche calibrata, però andiamo sul tecnico, è un pochino grossa e lascia la pasta molto al dente, mantiene la cottura, è fantastica. La semola rimacinata è la stessa cosa, solo che è rimacinata, cioè macinata due volte, e quindi è più fina. Questo per far capire a tutti più o meno di cosa si tratta. Potete usare entrambe per fare la pasta, però come vi dicevo, con la farina di grano duro classica viene più al dente, più buona, più saporita. Se abbiamo pesato mezzo chilo, ovvero 500 grammi di semola, ci va la metà di acqua, 250 grammi di acqua. Perché io ho preso l'acqua? Per essere preciso, perché se voi siete precisi fin da subito, dopo non dovete stare lì a diventare matti, aggiungere l'acqua, aggiungere la farina, perché vi si incolla tutto oppure vi si sbriciola, non sta insieme. Quindi se pesate è tutto più facile. 250 grammi di acqua tiepida, leggermente calda, dal rubinetto, va benissimo. E versiamo l'acqua nella nostra farina, così, a caso. Poi col ditino mischiamo. Ecco, all'inizio sarà un po' asciutta, un po' sbriciolosa, ma poi incominciamo a lavorarla come si deve e vedrete che andrà a posto. Non mettete il sale, perché il sale fa diventare scuro, nero l'impasto. Oddio, se lo volete mettere, mettetelo, però tenete conto che poi dopo vi verrà la pasta grigia. Non mettete l'olio, perché non serve assolutamente a nulla. Bisogna lavorarla duramente, no scherzo, non duramente, però bisogna lavorarla con un po' di pazienza per 10 minuti, 5 minuti, neanche 10, io sono pigro, non ce l'ho, 5 minuti bastano, avanzano. Vedete che è già giusta, faccinella asciutta, è già soda, bisogna solo farla diventare liscia, ci vuole il tempo che ci vuole. Certo che se siete degli smanettoni che lavorate al ritmo così, ci mettete 2 minuti, se invece dormite come faccio io stamattina, ce ne mettete 5. Dopo vi faccio vedere anche come farla senza l'utilizzo di attrezzature, come vi ho detto prima, promesso, non mi dimentico mica. Perché uso la bacinella per impastare? Questa è una bacinella in Pyrex, questa va in forno, va in frigorifero, va in congelatore, va dal frigorifero al forno, può essere coperta, è comodissima. E perché la uso? Per non mandare in giro semola dappertutto, perché sono dopo la Beatrice deve passare l'aspirapolvere, mi fa due palle così, e me ne dice di tutti i colori. E poi è comodo, lo sporco non devo neanche pulire, è comodissima. Poi ci metto su il suo bel coperchio e posso farci quello che voglio. Va bene naturalmente anche se usate una bella pentola, l'importante è che sia un po' pesante, così la riuscite a tenere lì sotto, gli mettete sotto uno straccio così non scivola e siete a posto. È pronta, ecco qua, vedete com'è bella liscia, non appiccica, la bacinella è pulita, è perfetta. Coprite la vostra pasta con un coperchio, con un pezzo di plastica. Io sono contrario alle pellicole, per questo mi sono attrezzato con i coperchi, ma copritela con quello che volete, basta che la coprite bene. E la lasciamo qua 10 minuti. Sono passati 10 minuti, allora adesso la pasta non tiriamola fuori tutta e la mettiamo sul tavolo, perché allora che arriviamo alla fine l'ultima si secca. Ne tiriamo fuori un pezzetto alla volta, qui un pezzettino, e poi dopo la copriamo ancora, tanto da qui non scappa. Con questo impasto non c'è bisogno di arrotolare, tagliare, infarinare, no, guardate, semplicemente la facciamo così, via un pizzicotto, pallina, e poi facciamo il cavatello, così. Allora, dopo vi faccio vedere anche i cavatellini, quelli più lunghi, vi faccio vedere le trofie, vi faccio vedere le orecchiette, tutti i formati, anche se io oggi andrò a fare questa pasta qui con un bel sughettino alle verdure. Adesso mi siedo qui bello tranquillo, mi guardo intanto YouTube, e intanto che mi guardo YouTube mi faccio i miei cavatelli, anche perché non c'è bisogno di guardare mentre li fai. I cavatelli li potete fare anche più lunghi, è semplicemente un pochino più di pasta, leggermente ovalizzata. Poi dopo prendete un coltello o una spatolina e fate la stessa cosa che si fa con le dita e vi verranno più lunghi, più grandi. Vedete? Cavi all'interno. Potete fare anche le orecchiette, semplicemente prendete il cavatello lungo, lo rigirate dall'altra parte e avete fatto le orecchiette.
pizzicotto, rifaccio vedere, pizzicotto un po' più grande di pasta, usate una spatola o un coltello, anche alla maliscia va bene. Facciamo il nostro cavatello grande, poi se volete farlo a orecchietta lo girate al contrario, altrimenti lo lasciate così com'è. Potete farlo anche con un ferretto o con un bastoncino, questo è uno spiedino, un pezzettino di pasta, un pochino più abbondante, ma la grandezza potete farla anche lunghi così, ci mettete in mezzo il bastoncino, poi lo arrotolate, ripeto, potete farle anche lunghi un chilometro. Siamo in Italia, ogni regione ha un nome diverso per queste cose e anche dei formati diversi, e qua il sugo si intruzza dentro, viene fuori la fine del mondo. Metteteli su un vassoio bello largo, non c'è bisogno di mettere la farina. Poi vabbè, se vi fa stare più tranquilli mettetene sotto un po', comunque vi garantisco che non serve. Oggi a pranzo siamo solo io e la Rapanella, pranzo tête à tête, e quindi non fare versi. E quindi cosa faccio? Qui c'è pasta per l'esercito e la metto in congelatore. La congelo direttamente con tutto il vassoio, così resta larga. Poi domani o stasera quando è congelata la stringo, la metto in un sacchettino, resta bella sgranata, sciolta, e ne potete usare la quantità che volete, quando volete, direttamente dal congelatore nella pentola dell'acqua. Provate che viene benissimo. Come vedete ho finito, mi ha aiutato un po' anche la Rapanella, però alla fine ci abbiamo messo 10 minuti e non ho sporcato niente, fate caso, non ho sporcato praticamente nulla, sì, un po' di polvere qui, ma niente di che. Se volete li potete fare anche seccare, l'unica cosa in tal caso dovete un attimino metterli un po' più sparpagliati. Padella bella leggera, questa è in alluminio, se volete usate l'acciaio, se volete usate la terracotta, usate quello che volete. Goccino di olio, padella calda, ci passo un pezzo di carta per pulirla da eventuali residui di ossido di alluminio. Sapete, no? Solito, vedete che ce n'ha sempre un po', bisogna sempre farlo questo lavoro qui con le padelle di alluminio. Olio extravergine d'oliva, senza esagerare, vedete che io tengo su sempre il beccuccio, sembra che metto giù chissà cosa, invece alla fine ne va giù mezzo cucchiaio. Verdure mettete quello che preferite, zucchine, peperoni, melanzane, io ho qui gli avanzi del minestrone di ieri sera, porro, che va bene anche la cipolla, e questo è importante perché addolcisce, carota, una mezza zucchina, una gamba di sedano e due pomodorini abbandonati che sono gli ultimi della stagione del mio giardino. Ci metto anche un pezzettino di zenzero che è digestivo, afrodisiaco, fa benissimo, si sa mai come va oggi. Porro, cipolla, abbondante che a me mi piace, diventa tutto bello dolce. Pomodori belli maturi, se volete lasciarla in bianco, lasciatela in bianco che viene buonissima lo stesso. Se vedete che vi si attacca un po' e le verdure sono ancora un po' troppo croccanti, soprattutto il sedano, goccino di acqua. Intanto ne tiro via due manciate per me e per la Beatrice perché abbiamo fame. Ancora un ciccino per me che io mangio di più. E quelle che rimangono le sparpaglio bene nel vassoio in maniera che restino a contatto il meno possibile uno con l'altro e li metto in congelatore, poi dopo vi faccio vedere anche come si fa a fare il sacchettino. Dentro il congelatore un'oretta e saranno pronti. Tempo di cottura 5-6 minuti, poi li tirate su e li mettete direttamente in padella. La farina di grano duro vi terrà la pasta bella al dente, anche se la lasciate giù 2 minuti in più non succede nulla. Fate asciugare bene il sugo con la pasta, lo fate amalgamare bene e la nostra pasta asciutta fresca è pronta. Impiattate e mettete in mezzo al tavolo. Oggi abbiamo il pranzetto per due, senza figli, belli tranquilli, trallallero, trallallà. Ecco qua, è un po' abbondante, ma io me la faccio fuori tutta e poi mi faccio anche un bel pisolino. Castagne e basilico, proprio un'abbinata che non c'entra niente. L'ultimo basilico della stagione, gli diamo una spennacchiata, via, è buono comunque, ancora profumato. Buona Beatrice, dai, spegni il cinema, andiamo a mangiare che è pronto. Ecco qua, sono congelati, ovviamente sono un po' attaccati sotto perché il ghiaccio li ha appiccicati. E allora cosa si fa? Spatolina, si staccano. Ecco qua, vedete come sono belli sgranati? Questi qua li mettiamo nel sacchetto così quando ce n'è bisogno una porzione, due porzioni, tre porzioni, una porzione e mezza, un assaggino, tirate fuori quello che vi serve.
nodo e lo usate quanto ne volete, un elastico, fil di ferro, lucchetto, mettete in freezer e quando servono se li avete belli sgranati.